Questo video perché mi sono resa conto di una cosa importante. Io ho sempre avuto un'attrazione per le materie artistiche. Faccio schifo a disegnare, ma amo l'arte, ho sempre fatto danza, suonato uno strumento, cantato, avevo diverse passioni artistiche e creative. Crescendo però mi sono resa conto che avevo sempre più timore nell'esprimere la mia creatività. Quindi anche inconsciamente ho sempre cercato dei percorsi che non mi dessero la possibilità di esprimermi. Per paura di non essere abbastanza brava sostanzialmente, non abbastanza creativa, non avere idee abbastanza buone. Piccolo esempio, quando dovevo scegliere la facoltà universitaria, design era una delle mie primissime scelte. Ma ho scelto altro, ora mi rendo conto che era più per la cura di non essere abbastanza brava, abbastanza creativa, più che per altri motivi. Fatto sta che un giorno qualcosa nella mia testa ha fatto click e mi sono finalmente, dopo anni, resa conto che quella necessità di esprimermi che stavo opprimendo ormai da diverso tempo si stava facendo strada nella mia testa. Quel giorno esatto, infatti, ho creato il mio primo video qui su YouTube. Infatti mi ero resa conto che non aveva alcun senso aver paura del giudizio altrui, di non sentirmi abbastanza brava, di sentirmi giudicata per una mia creazione, che fosse un video su YouTube o una coreografia di danza. Dico questo perché mi sono resa conto di quanto possa essere importante essere creativi e quindi di dare sfogo ai propri pensieri, alle proprie emozioni, quanto sia importante esprimersi in qualsiasi modo vogliamo. Insomma, quello che ci piace di più, che ti piaccia dipingere, scrivere, fare video, fotografare, tutto ci può dar modo di esprimerci. Tutto ciò che è legato all'arte e alla creatività, che sia vedere un film, leggere, vedere cose belle, ci dà sensazioni importanti che sono legate alla nostra felicità. Per questo è importante creare, ispirare e farsi ispirare. Da quando ho capito questo mi sono un po' liberata da tutti quelli che erano i miei giudizi, in primis contro me stessa e anche dai giudizi degli altri su di me, quindi me ne sono completamente fregata. Tutti abbiamo una parte di noi che è creativa e la creatività che c'è in noi non può essere giusta o sbagliata. Siamo noi che esprimiamo qualcosa che abbiamo dentro e non ci può essere nulla di sbagliato in questo. La creatività è spesso associata al talento artistico, ai geni dell'arte, della musica. Difficilmente si pensa, che ne so, a un elettricista, a un manager, come a un creativo. Ed è difficile che una persona, tra virgolette, comune, si identifichi come una persona creativa. La creatività, invece, può essere dentro ognuno di noi, però va coltivata, non è una cosa sempre innata. Diciamo che è una capacità della nostra mente che, come qualsiasi altra, va allenata, come ad esempio la memoria. Va coltivata leggendo, vedendo cose, film, immagini, viaggiando, pensando anche molto. Bisogna essere curiosi verso le cose e avere una mente molto flessibile. A volte avremo delle idee più buone, altre meno. Questo vale per tutti. Diciamo che tutti da bambini abbiamo creatività e fantasia, poi crescendo, imparando a dover essere razionali, a stare comunque a determinate regole per vivere tutti insieme in questo mondo, in questa società, tendiamo a perdere queste qualità. Il punto sta proprio nel ritrovarle. E con questo ho scoperto anche altri lati molto importanti dell'essere creativi. Guilford, che per chi non lo conosce è un importante psicologo americano, distingueva il pensiero convergente, detto anche pensiero verticale, ovvero quello diciamo più logico, razionale, selettivo, che riesce a dare delle soluzioni classiche solitamente che non si distaccano troppo dalle regole, e lo distingueva dal pensiero divergente o anche detto laterale. Ovvero un pensiero sostanzialmente molto più creativo, appunto, esplorativo, quello di una mente capace di dare tante soluzioni, anche apparentemente logiche a volte, una mente che abbia la flessibilità nel cambiare i piani, le strategie, che usa originalità nel creare delle soluzioni a determinati problemi. Quindi la creatività non deve per forza essere sempre relazionata a ciò che è arte. In realtà è una capacità, soprattutto relazionata al problem solving,
è un modo di pensare, saper creare soluzioni e pensieri unici e originali. Ovviamente questi due tipi di pensiero, quindi quello divergente e convergente, in realtà sono complementari, nel senso che ci servono entrambi. Però questo era per dire che la creatività non è vero che non serve o solo certi ce l'hanno. È una cosa importante che dobbiamo coltivare tutti, che ci aiuta appunto nella risoluzione dei problemi, come ho spiegato ora, nell'esprimere noi stessi le nostre idee, le nostre emozioni. In più è anche una competenza sempre più richiesta nel mondo del lavoro. La creatività infatti può essere un modo di pensare, un modo originale, soggettivo, di creare pensieri, e essendo che noi umani siamo soprattutto ciò che pensiamo, siamo soprattutto i nostri pensieri, è importante. Ci sono tantissimi esercizi per allenare la creatività, magari ve li spiego in un altro video, non vorrei tirare un pippone allucinante sulla creatività, ma li trovate anche tantissimo su internet. Quindi se non lo state facendo, se avete paura di esprimervi o avete semplicemente timore nel creare cose che vi piacciono, qualsiasi cosa sia, buttatevi, fatelo, allenate la vostra creatività, è importante per diversi punti come vi ho spiegato prima. Credo che ne valga la pena parlarne perché non è così comune parlare di creatività, appunto si pensa sempre a una cosa che devono avere gli altri, una cosa che devono avere gli artisti, ma in realtà non è vero, non è sempre così. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto lasciatemi like così capisco quali tipi di contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio grande e ciao!